Ok, ragazzi, perfetto. Partite dietro al vostro tappetino, io lo metto in faccia a voi. Come vedete, io ho il tappetino in obliquo per permettere a voi di vedermi meglio quando andremo giù. Quindi voi partite dietro al vostro tappetino, io mi metterò su in modo tale che voi possiate vedere bene. Allora, lascia un attimo l'elastico davanti a te, gambe che cadono sotto le anche. Una mano sul torace e una mano sul basso ventre e iniziamo liberamente a respirare. Se vuoi in questa prima fase, puoi chiudere gli occhi in modo tale da concentrarti maggiormente solo ed esclusivamente sul tuo respiro e sulle sensazioni che il tuo respiro ti invia. Cerca di individuare eventuali tensioni muscolari. Cerca di percepire quali sono le zone del tuo corpo che sono maggiormente tese. Registra queste informazioni in modo tale da poter verificare a fine lezione se hai tratto beneficio dalla lezione di oggi. Concentrati sul tuo respiro. E porta l'attenzione alle tue mani, cercando di sentire quando prendi aria qual è la mano che si solleva maggiormente, quella che hai sulla parte alta del torace, oppure se è quella che hai sul basso ventre. Come sappiamo, questo ci dà qualche informazione, non solo rispetto al nostro modo abituale di respirare, ma anche rispetto a come stiamo ora, in questo momento. Cominciamo a sentire le spalle che si rilassano e portiamo le mani ai lati delle costole all'altezza dell'ombelico. Quindi pollici sotto al petto. Inspiro, cerco di espandere la gabbia toracica. Butto fuori l'aria, risucchio l'ombelico dentro. Immagino che le costole si avvicinino fino ad abbracciarsi. Ora. Fuori. 3. E fuori l'aria. Ancora 2. Fuori l'aria. Se vuoi aiutati con le mani, facendo proprio stringendo le mani l'una all'altra. Ora inspira. Fuori l'aria, faccio scivolare le mani sui fianchi, spiro, le braccia salgono, le spalle spingono verso il basso. Fuori l'aria giù. Ora inspiro e fuori. Ancora tre, inspira e fuori. Ancora due. E fuori. L'ultimo inspiro e fuori l'aria. Porto le mani ai fianchi, spalle lontane dalle orecchie. Inspiro, vado sugli avampiedi, mi allungo verso il soffitto. Fuori l'aria giù. Ancora, inspira. Fuori. Ancora 3 volte. Inspiro e fuori l'aria. Ancora due. Inspiro e fuori. L'ultima volta, inspira e fuori l'aria, resto qui mani e fianchi. Adesso inspiro, sollevo la gamba destra. Fuori l'aria giù. Inspiro, cambio sinistra. Fuori l'aria giù. E ancora inspiro e fuori. Sinistra, fuori. Ancora. Andiamo e fuori l'aria. Continua gli ultimi e fuori. E l'ultimo e fuori l'aria. Piego leggermente le gambe. Adesso
Infilo in alto la colonna, fuori l'aria, spingo il pupe in avanti. Ora inspira e fuori. Ancora tre. E fuori. Ancora due. E fuori. E l'ultimo. L'aria. E stendo le gambe. Andiamo a prendere il nostro elastico. Apertura quanto le tue spalle. L'elastico, mi raccomando, ragazzi, deve stare sempre teso. Ok? Quindi non me lo devi far afflosciare. Sempre teso, le scapole sono vicine. Apertura quanto le tue spalle. Piedi aperti quanto le tue anche. Inspiri, guardi al centro del tuo elastico. Quando butti fuori l'aria, ruoti verso destra, cercando di tenere il naso in linea con lo sterno. Inspiro, ritorno. Fuori l'aria cambio, lo sguardo sempre al centro del tuo elastico, l'elastico continua ad essere teso. Inspira. Ancora destra, fuori aria, le anche guardano sempre in avanti. Inspira, ritorna al centro. E ancora sinistra, fuori aria. Inspira. Ancora destra. Inspira. Sinistra, fuori. Inspiro, ancora destra fuori aria, inspiro e fuori aria sinistra, inspiro resto al centro, adesso fuori aria allargo le braccia, inspiro ritorno al centro sempre l'elastico teso, ancora fuori, risucchia l'ombelico dentro per attivare anche l'addome, inspira. Ancora tre. Inspira. Ancora due. Inspira. E l'ultimo. Inspiro, resto qui. Adesso, spalle sempre lontane dalle orecchie. Ci rimettiamo di nuovo la rotazione aiutandoci con il braccio. Occhio, inspiro. Quando butto fuori l'aria, il braccio destro tira verso destra il busto, mentre il sinistro continua a rimanere avanti a fare resistenza. Inspiro, ritorno al centro. Le scapole sono sempre vicine, fuori l'aria cambio, stessa cosa, sinistra. Braccio sinistro tira il busto verso sinistra, braccio destro fa resistenza. Inspiro, ritorno. E di nuovo destra, vai. Inspira, sinistra, inspira, il movimento è piccolo piccolo, ancora, inspira, sinistra, inspira, andiamo, destra, inspira, ancora sinistra. Inspiro e gli ultimi, destra, inspiro, fuori l'aria, sinistra, inspiro, ritorno al centro, fuori l'aria, giù, ruoto le spalle e già inizio a sentire le spalle che bruciano. Ok. Apriamo le mani un po' più delle tue spalle, ok? Da qui, sempre tenendo l'elastico ben teso, inspiro, porto le braccia in alto e fuori l'aria ritorno giù. Ancora, inspiro e fuori. Ancora tre volte. Fuori. Sempre le spalle lontane dalle orecchie. Inspira, fuori, l'ultimo resto su, inspiro e fuori l'aria, apro, portando l'elastico dietro la testa, inspiro, chiudo, fai partire il movimento dalle scapole, fuori e inspira,
Questo significa che quando butti fuori l'aria sono le scapole che si avvicinano facendo aprire le braccia. Inspiro. Ancora tre. Inspira. Ancora due. Inspiro. E l'ultimo fuori l'aria. Inspiro. Ok. Fuori l'aria vado giù. E mi vado a posizionare, occhio, l'estremità dell'elastico sotto il piede sinistro. Ok? Sotto il piede sinistro. I piedi sono sempre paralleli, quindi non mi portare il destro più avanti, sempre paralleli l'uno all'altro. Impugno l'elastico nella mano destra. Ok? Quindi vado a disegnare una diagonale. Il polso lo tengo extra ruotato, quindi mi avvicino, Il polso lo tengo extra ruotato vuol dire che non devo stare in intrarotazione, ma devo stare in extra rotazione. L'occhio del polso deve guardare in avanti, ok? Da questa posizione porto il braccio sinistro fuori, la spalla è sempre lontana dall'orecchio. Anche qui, ragazzi, l'elastico non deve stare floscio, deve sempre stare in tensione. E da questa posizione di tensione, inspiro e porto il braccio su, fuori l'aria giù e non faccio ammollare l'elastico. Fuori l'aria. Inspira. Ancora tre. Inspira. Ancora due. Inspira e l'ultimo. Inspiro e cambiamo gamba. Quindi vado a mettere, cambiamo braccio, vado a mettere l'estremità dell'elastico sotto al piede destro, piedi paralleli l'uno all'altro, braccio destro fuori, impugno l'elastico con l'occhio del gomito che guarda in avanti. Braccio destro fuori, l'elastico è ben teso, disegno una diagonale, inspiro, fuori l'aria su. Inspiro, scendo, lascio l'elastico ben teso, ancora fuori. Bravi ragazzi, inspira, ancora tre volte. Inspira, ancora due. Inspiro e l'ultimo. Inspiro e lascio qui. Adesso andiamo a posizionare l'elastico al pavimento, a terra, sul tappetino e vado a mettere i piedi sull'elastico. Gambe divaricate quanto il tuo bacino. Vi faccio vedere che non vi preoccupate, l'elastico ce la fa. Allora, cosa faccio? Mantengo gambe divaricate un po' più del tuo bacino, mantieni l'estremità dell'elastico con entrambe le mani, gomiti, adesso i polsi sono rivolti verso le cosce e da qui inspiro, fuori l'aria, fletto il busto verso destra, il braccio sinistro sale leggermente. Inspiro, torno su, fuori l'aria, cambio. Tira il braccio destro ed inspirando torno al centro. Cambio, fuori, braccio sinistro, tira l'elastico verso l'alto ed inspirando ritorno. Ancora, sinistra fuori, è inevitabile che ovviamente il lato dell'elastico dal quale vado a flettere il busto stavolta ovviamente perderà la sua tensione. Fuori l'aria. Spiro e ancora fuori. Inspiro, ancora destra. Inspira, fuori l'aria sinistra. Inspira, gli ultimi destra, sinistra, fuori. Inspiro e sinistra, fuori aria. Inspiro, ragazzi, da qui chiudo i piedi. Quanto le bianche, lasciando sempre l'elastico sotto i miei piedi, sotto la pianta dei miei piedi, e
Piego leggermente le gambe e vado a flettere il busto in avanti in modo tale da prendere l'astico un pochino più giù. Ok? All'altezza del ginocchio le mani. Inspiro e tiro su. Ok. Avvicinami le scapole, tieni le gambe leggermente piegate in giro. Gambe leggermente piegate. Da qui. Fletti il busto in avanti, prendi aria, schiena dritta, 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 dritta. Fuori l'aria, sali su. Ancora inspiro. E fuori l'aria. Ancora tre, inspiro. E fuori. Ancora due. E fuori. E l'ultimo inspiro e fuori l'aria. Occhio, adesso inspiro, resto con il busto giù, l'elastico in tensione, le scapole sono vicine. Quando butto fuori l'aria, porto i gomiti verso l'alto. Inspiro, ritorno. Ancora fuori, resto con il busto giù. Inspira. Ancora tre. Risucchiamo l'ombelico dentro, inspira, ancora due, inspira, ok, vai, l'ultimo, inspiro e fuori l'aria, torno su, ok, lascio andare l'elastico, come va? Benissimo, ok, lascio andare l'elastico per il momento. Mani lungo i fianchi, ruotole spalle, porto il braccio destro in avanti, tira la spalla destra. E cambio. Sinistra. Mi raccomando, quando fai questo esercizio di stretching per la spalla, cerca di non tenere la spalla attaccata all'orecchio, ma spingi sempre la spalla giù verso il basso. Ok? Ok, mani lungo i fianchi. Adesso inspiro, le braccia salgono, guardo le mani, fuori l'aria, guardo le punte di. Andiamo, inspira e fuori. Ancora tre e fuori. Ancora due e fuori. E l'ultimo e fuori l'aria. Ok, la testa guarda avanti. Adesso ragazzi. Sempre dietro al vostro tappetino, scendiamo giù, quindi inspiro, fuori l'aria, scende prima la testa, poi le spalle, piego leggermente le gambe, guardo l'ombelico, resto un attimo giù, prendo aria, fuori l'aria, guardo l'ombelico e srotolo su lentamente. La testa è sempre l'ultima a salire. Lo ripetiamo, inspira. Fuori l'aria, scendono le braccia e inizia a scendere la testa, le spalle, guarda l'ombelico, spalle lontane dalle orecchie, fletti la parte bassa della schiena, piega leggermente le gambe, prendi aria quando sei giù. Fuori l'aria, guardi l'ombelico, srotoli piano la parte bassa della colonna, il dorso, le spalle, la testa è l'ultima a salire. Ancora, inspiro. E fuori aria. Inspira. Fuori l'aria su. E l'ultimo inspiro. E fuori aria. Scende la testa. Le spalle, sul dorso, la parte bassa della schiena, piego le gambe fino a toccare il tappetino completamente.
Da qui cammino con le mani in avanti e vengo in quadrupedia. Tengo l'elastico vicino a me. Allora, sono in quadrupedia. Dorso dei piedi a terra, ginocchia che cadono sotto le anche, occhio del gomito che guarda in avanti, spalle che spingono verso i glutei e polsi in linea con le spalle. Da qui inspiro in arco la schiena, guardo avanti e fuori l'aria guardo l'ombelico, faccio la gobba. Ancora inspiro. Fuori l'aria. 3. Fuori l'aria. Ora 2. Non piegare le braccia, spingi forte le spalle verso i glutei, fuori l'aria. L'ultimo inspiro. E fuori l'aria. Porto la schiena dritta, la schiena in neutro, lo sguardo è avanti. Andiamo a prendere l'elastico. Ragazzi, allora, mettiamo il centro del nostro elastico sotto la pianta del piede destro. Ok? In questo modo qui. Vedete? Le due estremità le manteniamo con le manine. Quindi, dorso del piede sinistro a terra, piede destro a martello. Ci sei? Ci sei? Andiamo. Allora, da qui, schiena dritta, braccia forti. Quando butti fuori l'aria, quindi prendi aria, quando butti fuori l'aria, allunghi la gamba destra dietro. Inspiri e ritorni lentamente in posizione. Ok? Aspettate che non mi vedo. E qui è importante che mi diate un feedback. Ok, ragazzi? L'avete capito la posizione dell'elastico? Ok, perfetto. Allora, partiamo tutti con la gamba destra. Ok, da qui inspiro e fuori l'aria allungo. Inspiro, torno. Fuori l'aria ancora. Inspira. E ancora fuori. Inspira, ancora fuori aria. Inspiro e l'ultimo fuori aria. Inspiro e resto qui. Resto sempre con il piede destro a martello. Adesso mantengo l'elastico sempre sotto la mano destra e sotto la mano sinistra. E vado a fare lo stesso lavoro di allungamento con il braccio sinistro, quindi inspiro, fuori l'aria e allungo, inspiro e ritorno giù, fuori l'aria ancora, inspiro, addome forte, mi raccomando, ancora 3 volte, fuori, inspira, ancora 2, inspira, bravi che siete forti, vai. L'ultimo. Inspiro, mi siedo un attimo sui talloni e scarico la schiena. Dai, che oggi finiamo col botto, finiamo. Ho lasciato questa chicca dell'elastico all'ultimo. Ok, ritorno in quadrupedia e vado a cambiare il piede, quindi vado a posizionare il centro del mio elastico sotto la pianta del piede sinistro, dorso del piede destro a terra,
piede sinistro al martello. Le due estremità le mantengo sotto le mani. Mi raccomando, ragazzi, comunque anche in questa posizione devo cercare, anche se ho l'elastico, devo cercare di mantenere gli allineamenti. Quindi le ginocchia che cadono sotto le anche, le mani che cadono sotto le spalle, devo cercare di mantenere e distribuire il peso del corpo equamente su tutte e quattro gli arti, quindi non stare né troppo sbilanciato verso le ginocchia, le gambe, né troppo sbilanciato verso le braccia. Quindi al centro, partiamo con la gamba sinistra, inspiro e fuori l'aria, allungo. Inspiro, richiamo la gamba lentamente. Fuori l'aria. Mi raccomando, ragazzi, il rientro deve essere lento e controllato. Ancora tre volte. Inspira. Ancora due. Inspira. E l'ultimo fuori l'aria. Inspiro, lascio andare la gamba, mi concentro sul braccio destro. Stessa cosa, allunghiamo il braccio destro in avanti. Quindi prendo aria, fuori l'aria, andiamo. Inspiro giù e fuori l'aria ancora. Inspiro giù, ancora tre volte, vai fuori. Inspiro giù, spingi forte col braccio sinistro sul tappetino. Fuori aria, contrai l'addome. Aspetta che mi scappa l'elastico, mi faccio malissimo. Vai. E fuori l'aria. Il bello della diretta, inspiro. Vai, l'ultimo per me, fuori l'aria. Inspiro, torno giù, lascio l'elastico, mi siedo sui talloni e scarico la schiena. Ah, e va benissimo. Porto le mani ai lati delle ginocchia, inspiro, fuori l'aria, srotolo la colonna, mi vado a sedere sui talloni e vengo in questa posizione in ginocchio. Allora, prendete il vostro elastico, mi metto di faccia a voi. Andiamo a mettere il ginocchio destro sull'estremità dell'elastico. La gamba sinistra la stendiamo e facciamo passare l'elastico sotto le nostre gambe, impugnando l'elastico nella mano sinistra. Quindi, ricapitolando, un'estremità dell'elastico sotto al ginocchio destro, gamba sinistra tesa, faccio passare l'altra estremità dell'elastico tra le gambe e afferro l'elastico con la mano sinistra. Ok? Porto il braccio destro fuori, da qui porto anche il braccio sinistro fuori, inspiro e fuori l'aria, fletto il busto verso destra. Inspiro e ritorno. Ancora fuori. Bravi, vai, vai Davide. Ok, bravissimo. Ancora tre volte. Inspira. Ancora due. Inspiro e l'ultimo fuori l'aria, vado ad appoggiare la mano sul pavimento, sul tappetino e il braccio destro lo fletto verso il fianco. Inspiro, fuori l'aria e lo allungo verso l'orecchio. Inspiro e ritorno giù. L'elastico ce l'abbiamo dietro la schiena. Vai, fuori. Inspira. Ancora, fuori l'aria. Inspira. Ancora tre. Inspira. Ancora due. Forte, forte con il braccio destro a terra e spalla destra lontana dall'orecchio, non venire meno. Inspira. E l'ultimo fuori l'aria. E inspiro. Ok, lentamente torno su dritto,
a mettere, guarda qui, il mio piede destro sull'elastico e continuo a mantenere l'estremità con la mano sinistra. Ritorno in questa posizione, scendo di nuovo giù e da qui stacco la gamba sinistra. Inspiro, porto la gamba sinistra avanti, fuori l'aria vado dietro. Inspiro e fuori. Il braccio sinistro mi aiuta, eh? Se vuoi lo puoi tenere piegato e tenere la gamba a terra e fai solo questo. Ok? Vai, proviamolo così, dai, proviamolo tutti così. Braccio piegato, gamba a terra come stavi prima. E proviamo a far strisciare il piedino sul pavimento. Stiamo soltanto facendo un lavoro di mobilità dell'anca. L'elastico ci serve a guidare il movimento. Fuori l'aria quando vai dietro. Inspiri quando torni in avanti. Fuori l'aria quando vai dietro. E ritorni al centro. Stop. Lascia andare e cambiamo gamba. Quindi, ginocchio sinistro su un'estremità. Allunghiamo la gamba destra lateralmente. Vai un attimo ad allungare la spalla. La spalla destra che ha lavorato a terra e mo ti serve per lavorare quest'altro lato. Porta il braccio dietro, tira il bicipite. Allora, giù. Abbiamo messo il ginocchio sinistro sull'elastico, sull'estremità. Andiamo a passare l'estremità lunga sotto le gambe, andiamo ad afferrare l'estremità quindi lunga con la mano destra, braccio sinistro fuori e da qui inspiro, fuori l'aria, fletto il busto verso sinistra. Inspiro e ritorno. Bravissimi ragazzi, vai, fuori. Risucchia l'ombelico dentro e non ti dimenticare dell'addome. Inspira. Vai, ancora tre. Inspira. Ancora due. Inspira. E l'ultimo, resto giù, poggio la mano, fletto il gomito e da qui, quando butto fuori l'aria, allungo il braccio verso l'orecchio teso. Inspiro, piego, fuori l'aria su. Inspiro e fuori. Ancora tre, inspiro e fuori. Ancora due. Inspiro e fuori. L'ultimo, inspiro e fuori aria. Ok, vado giù, mi tiro su lentamente e vado a mettere il piedino destro sull'elastico. Quindi lo vado a tendere ancora un po'. Sempre l'estremità della mano destra. Inspiro, fuori l'aria, mi poggio di nuovo sul tappetino. E da qui piego il gomito. Piede destro a martello. Non solleviamo la gamba, ok? Cerchiamo di, immaginiamo che la nostra gamba sia un compasso che va a disegnare con l'aiuto di questo elastico un arco sul pavimento. Quindi quando inspiro vengo in avanti, quando butto fuori l'aria vado dietro, fin dove riesco a controllare il movimento. Anche piccolo piccolo, inspiro e fuori l'aria. Ancora inspiro e fuori. Ancora tre. E fuori. Ancora due. E fuori. L'ultimo. E fuori l'aria. Ok, torno giù.
Lascio l'elastico, mi siedo sui talloni e tiro la spalla a sinistra. Porto il braccio su e tiro il tricipite. Ok, fletto il busto in avanti, allungo la schiena, soprattutto la parte bassa della colonna. Cammino con entrambe le mani verso destra e allungo tutta la fascia sinistra. Cammino con entrambe le mani verso sinistra e vado ad allungare tutta la fascia destra. Ritorno con le mani al centro, resto qui. E rilasso il collo e le spalle. Porto le mani in appoggio ai lati delle ginocchia, tiro fuori l'aria e srotolo, andandomi a sedere sui talloni. Ok, mi siedo lateralmente, vengo con le gambe in avanti, ragazzi. Tieni sempre l'elastico vicino a te. Cerca di portare gambe tese, apertura delle tue gambe quanto il tappetino. Andiamo a sollevare prima una natica e poi l'altra per tenere la schiena più dritta. Andiamo a posizionare il nostro elastico sotto la pianta dei nostri piedi. Le due estremità dell'elastico le incrociamo davanti a noi in questo modo. Ok? Ok. Braccia avanti, piedi a martello, spingi forti i talloni verso in avanti, le spalle sono lontane dalle orecchie, le braccia sono in avanti, inspiri. Quando butti fuori l'aria, le braccia salgono leggermente mantenendo l'elastico in tensione, tu vai a flettere il busto in avanti. E inspiri e sdrotoli su. Ancora fuori l'aria. Le braccia salgono così che mantieni la tensione dell'elastico ed inspiri. Ancora 3 volte. Inspira. Ancora 2. Inspira. L'ultima volta, fuori l'aria. Inspiro e lascio andare. Ok, chiudi un po' le gambe. Quanto le tue anche. Elastico sempre sotto la pianta dei tuoi piedi. Vai ad afferrare l'elastico quanto più giù riesci. Sempre tenendolo teso, piedi a martello, i talloni spingono in avanti, le braccia sono tese, le spalle sono lontane dalle orecchie, le scapole sono vicine. Da qui, quando inspiri, porti i gomiti dietro, apri il petto, fuori l'aria, ritorni, risucchiando l'ombelico dentro. Ancora inspiro, tiri i gomiti dietro e fuori l'aria. Vai, ancora andiamo ad aprire. Siamo sempre chiusi, chinati sulle nostre scrivanie. Fuori l'aria.
2. E fuori. L'ultima volta, inspira. E fuori l'aria. Ok, lascio andare l'elastico. Piego le gambe. Ti consiglio di mettere i piedi fuori dal tappetino perché poi dobbiamo andare giù. Piego le gambe, quindi tutti e due i piedi in appoggio, gambe aperte quanto le tue anche. Ci sistemiamo sempre prima un gluteo e poi l'altro. E andiamo a posizionare il nostro elastico sotto la pianta dei nostri piedi. Ok? Manteniamo le due estremità dell'elastico con entrambe le mani. Sempre tese, mi raccomando, non voglio vedere questi elastici flosci. Braccia in avanti, inspiro e fuori l'aria, fletto il busto. Curvo la colonna, disegno una C con la schiena ed inspirando mi tiro su. E ancora fuori l'aria. Fletto la colonna, guardo l'ombelico e inspiro su. Ancora tre volte, fuori continua. Si era collegato qualcosa. E poi forse avrà visto l'orario che si è disconnesso. E l'ultima volta con me. Inspiro. Adesso ragazzi, fuori l'aria, scendiamo lentamente. Giù sul tappetino. Oh, vai che abbiamo finito, eh? Adesso portiamo, lasciamo un attimo l'elastico così come sta. Portiamo le mani lungo i fianchi, gambe divaricate contro il tuo bacino, pianta dei piedi a terra, testa, spalle, osso sacro poggiati sul tappetino. Inspiro, inarco la schiena, enfatizzo la curva lombare. Fuori l'aria, schiaccio tutta la schiena sul tappetino, sollevando leggermente il sacro dal pavimento. Ancora inspiro e fuori. Ancora tre. E fuori. Ancora due. E fuori. Ultimo. E fuori l'aria. Lascio la schiena neutra, prendo di nuovo l'elastico e vado a portare la pianta del piede destro sotto l'elastico. Ok? Elastico sotto la pianta del piede. Afferro le due estremità. E poggio i gomiti in questa posizione. Porto la gamba a 90-90 e da qui inspiro, stendo la gamba, fuori l'aria piego. Inspiro, stendo, fuori l'aria piego. Ancora tre, inspiro e fuori. Ancora due e fuori. L'ultimo. E fuori l'aria. Ok, resta su con la gamba destra tesa, stendi la gamba sinistra, piedi a martello. Adesso, mantenendo sempre le due estremità come se fosse un cavallo, i gomiti sono ben poggiati sul tappetino. Che cosa facciamo? Andiamo a disegnare degli ampi cerchi con la nostra gamba, aiutandoci con l'elastico. Quindi torno al centro. Vado verso sinistra, allungo giù e vado verso destra. Un ampio cerchio, ok? Ne facciamo ancora un altro in questo verso. Il tallone sinistro continua a spingere in avanti. Adesso cambiamo verso. Quindi andiamo prima verso destra, apriamo prima a destra, andiamo dietro, sinistra. E ritorniamo al centro. Ancora fuori aria. Spiro. Fuori. Inspira. L'ultimo.
la gamba su, portami le due estremità, mani alle due estremità dell'elastico, vai a mettere le mani dietro la nuca e da qui sollevi il busto, quindi sei giù, fuori l'aria, sollevi il busto, gamba destra su, inspiro, scendo, fuori l'aria, sali. Ancora, inspira e fuori. Ancora tre e fuori. Ancora due e fuori. L'ultimo e fuori. E vado giù. Ok, abbraccio la gamba destra, piede a martello. Porto la gamba destra in appoggio e tutto con l'altra gamba. Quindi vado a mettere prima l'elastico sotto la pianta del piede sinistro, gamba 90-90, afferro l'elastico alle due estremità e piego i gomiti. Quindi gomiti poggiati sul tappetino, gamba sinistra 90-90, da qui inspiro stendo e fuori l'aria piego. Inspiro stendo e fuori l'aria piego. Ancora inspiro, ok, e fuori l'aria. Ancora due e fuori. L'ultimo e fuori l'aria. Resto su e stendo la gamba destra. E da qui vado verso destra e vado a disegnare degli ampi cerchi sul tappetino, cercando di inspirare quando ritorno al centro e di buttare fuori l'aria quando porto la gamba lateralmente. Quindi qua fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria destra. Completo il giro, il tallone destro continua a spingere in avanti e cambio verso, vado prima verso sinistra, quindi prima verso l'esterno, poi verso l'interno e ritorno al centro e ancora. Ultimo. E stop. Da qui inspiro, fuori l'aria, sollevo il busto, vado a portare l'elastico con le mani dietro la nuca, gomiti aperti che spingono dietro, e da qui inspiro e fuori l'aria su. Inspiro e fuori. Ancora tre. E fuori. Ancora due. Bravi ragazzi. E fuori. E l'ultimo. E fuori l'aria. Ok, lascio andare, porto, lascio andare completamente il tassico, non ci serve più. E abbraccio la gamba sinistra, piede a martello. Ok, piego anche la destra, afferro entrambe le gambe, stendo entrambe le gambe, porto le mani dietro, dietro i polpacci e schiaccio. Piego a martello. Metto entrambe le gambe e schiaccio le ginocchia al petto con i piedi a martello, cerco di spingere il mento della gola senza sollevare la nuca.
porto le mani sotto le ginocchia, da qui torno sul dorso e vengo seduta. Incrocio le gambe, mani sulle ginocchia, schiena dritta, spalle lontane dalle orecchie, inspiro e fuori l'aria ruoto la testa verso destra. Inspiro, torno al centro, fuori l'aria cambio. Inspiro e fuori l'aria. Inspiro e fuori. Ancora inspira e fuori. Inspiro, fuori l'aria. Inspiro, occhio, fuori l'aria, fletto la testa verso destra ed inspirando ritorno a C. Fuori l'aria cambio, avvicino l'orecchio alla spalla, non la spalla all'orecchio, attenzione. Inspiro, ancora destra. Inspiro, mi raccomando, sempre schiena allungata verso l'alto, l'aria sinistra. Inspira e ancora destra. Inspiro, l'ultima volta. Inspiro, porto le mani ai lati dei glutei, vengo in avanti, in posizione accovacciata. Da qui non salgo su di scatto, inspiro. Quando butto fuori l'aria, appoggio i talloni, lascio le gambe leggermente piegate e piano piano srotolo su. Le spalle e la testa sono sempre le ultime a salire. Ok, inspiro e fuori l'aria. Ancora inspira. E fuori. Spiro, trattengo un attimo il respiro e fuori l'aria lascio andare. Facciamo ancora una volta, inspiro, trattengo un attimo il respiro e fuori l'aria lascio andare. Ok ragazzi, sale il braccio destro, sale il braccio sinistro. I palmi delle mani si uniscono in forma di cuore e io vi auguro Buone vacanze! Aspettate.